Prima di tutto abbiamo lanciato un piano di recruiting importante per individuare delle risorse e dei talenti esterni. Questi non sono sufficienti e quindi abbiamo lanciato un piano di upskilling di tutte le risorse interne, partendo da quelle più senior, perché tutti devono comprendere i due nuovi vocabolari, sia quello della sostenibilità che quello della digitalizzazione. Sono piani di formazione su base volontaria, digitale, e poi ogni 6 mesi ci sono quelli in presenza. La sostenibilità, la digitalizzazione e l'innovazione sono temi cruciali nella formazione di un'università moderna. E in particolare l'Università Milano Bicocca, come tutti gli atenei, investe sia in nuova formazione a livello triennale e magistrale, ma soprattutto in corsi di dottorato, in cui si può davvero spingere sia la ricerca che la formazione su questi temi. Voglio inoltre sottolineare la necessità di una visione multidisciplinare, soprattutto della sostenibilità, e quindi, per esempio, corsi sia di intelligenza artificiale che di sostenibilità dovrebbero essere insegnati in tutti i corsi di laurea, quindi al di là del corso di formazione dello studente. E questo permetterà agli studenti un domani sul mercato del lavoro di possedere davvero quelle soft skills di cui tanto si parla, su temi così cruciali. La nostra azienda ha colto la sfida, siamo tornati a studiare e facciamo formazione anche perché gli argomenti sono molto complessi. Quando non riusciamo ad arrivare a essere abbastanza formati, coinvolgiamo sia le università che l'intera filiera. Nella nostra azienda, quindi Iliad, formiamo quotidianamente tutte le persone in tantissimi ambiti diversi. Ovviamente sono molto importanti le cosiddette hard skills, quindi competenze tecniche, verticali, di informatica, sull'analisi dei dati, sul digitale in generale, ma anche fondamentali sono le competenze cosiddette soft, quindi la capacità di leadership manageriale, la capacità di comunicare in modo efficiente ed efficace. Quindi tutte queste competenze hard e soft che alla fine concorrono nel aumentare l'impatto che le persone quotidianamente hanno nel loro lavoro, l'autonomia delle persone che contribuiscono quindi a far crescere l'azienda grazie davvero al contributo di tutti. Nella nostra azienda stiamo ragionando su un piano industriale che contempla tutti e tre gli elementi. La sostenibilità è certamente strategica, se noi vediamo i volumi di traffico che passano nei sistemi autostradali, rimarranno ancora per degli anni, quindi non possiamo non ragionare a come questi spostamenti possono essere sostenibili. Il digitale si integra con questa visione, perché a tutti gli effetti lo spostamento è informazione, movimento, gestione dei dati degli utenti che si spostano, non solo nel sistema autostradale, ma anche nei sistemi cittadini di mobilità. Ci sono molti progetti in corso, sia a supporto della transizione digitale che a supporto della transizione ecologica. E quindi proprio la partecipazione a questi programmi di lavoro, sia con enti interni dell'azienda che con enti esterni, consente un travaso di competenze, un apprendimento che è alla base proprio dello sviluppo dell'azienda e dello sviluppo delle nuove competenze. Dopodiché interveniamo in modo specifico su singoli aspetti, ma in molti casi, dato che si tratta di attività nuove dove abbiamo nuovi uffici, nuove organizzazioni, nuovi talenti all'interno, c'è proprio un apprendimento che noi riceviamo anche dai nuovi ingressi in azienda e quindi c'è una contaminazione molto positiva che possiamo registrare al nostro interno. Ma sostenibilità, digitalizzazione e innovazione sono tre dei trend che alimentano alcune delle transizioni epocali da gestire. Sono tre dimensioni sulle quali facciamo tantissima formazione, non semplicemente per, diciamo, le nuove generazioni che magari hanno esigenze un po' diverse rispetto da chi è più presente in azienda da tempo. Cosa facciamo? Su cosa ci concentriamo? Il digitale ha a che fare con alcune competenze basiche di digital skill che poi vanno combinate però con la capacità di leggere i dati, per cui c'è un tema di tecnologia più dati in maniera tale da riuscire a trasformare attraverso la tecnologia i dati in conoscenza. E su questo è il focus. Abbiamo poi una tematica relativa alla sostenibilità, dove su sostenibilità cerchiamo di approfondire tutte e tre le lettere di ESG in maniera tale da riuscire a prendere consapevolezza rispetto a che cosa sta dietro la transizione ecologica, la transizione legata all'inclusione sociale, quindi con una transizione demografica importante, ma anche le transizioni legate ai cambiamenti di modelli operativi. E da ultimo, innovazione un po' li mette insieme, perché l'innovazione è la capacità di ripensare i modelli di business in un nuovo mondo in cui la tecnologia diventa un fattore abilitante che ci aiuta oggettivamente a trovare nuovi modi per fare business.